Siamo in 2008, l'inquadratura principale prende quella che è una delle chicche di questo crossover, cioè la luce LED che accompagna tutto il cruscotto, in questo caso luce LED blu, che è molto, da una parte esteticamente gradevole e dall'altra sicuramente aiuta nella lettura della strumentazione. Che dici, Carlo? Buongiorno. Sì, è molto piacevole, bella vedersi, è molto scenica. Molto scenica, sì. E diciamo così, non ci sono altre auto, insomma, che ho visto che hanno questo tipo di caratteristica, se non la sorellina più piccola, quella più grintosa, 208 GT, che esatto, ha i colori rossi. Esatto. Rossi, quindi non a caso, insomma, è stata fatta questa distinzione. Cosa possiamo dire di 2008? Allora, partiamo dal volante. Cosa certo. Possiamo dire? Allora, volante piccolo tipo 208. Quindi nuovo stile di guida, perché volante più in basso, okay. Volante più in basso e cruscotto rialzato, quindi il cruscotto non si vede più attraverso le razze del volante, ma si vede sopra il volante. Sopra il volante. Come comandi, cosa abbiamo sul volante? Comandi della radio e comandi per aprire o chiudere una telefonata. Perfetto, quindi telefono, quindi Bluetooth, c'è cioè sì. Il Bluetooth. Poi, per quanto riguarda il cruscotto, visto che l'abbiamo nominato, abbiamo la luce LED che abbiamo detto ci piace moltissimo, quindi abbiamo conta chilometri, conta giri, conta chilometri totale, parziale. Abbiamo anche il computer di bordo? Al centro sì, possiamo cambiare le videate premendo il tasto. Possiamo okay. mettere il computer di bordo piuttosto che il navigatore, piuttosto che la velocità. E quindi il navigatore ce l'abbiamo in questo display o in quest'altro o in tutti e due? Sia nell'uno che nell'altro. Davanti magari ti fa vedere solo la direzione che devi prendere, destra, sinistra o dritto. Invece sul centro ovviamente c'hai la cartina. Quindi diciamo informazione più dettagliata in un display touchscreen. Sì. Ok, visto che siamo al centro, possiamo dire quelle che sono le funzionalità di questa di quest'auto? Quindi abbiamo detto prima Bluetooth, navigatore. Bluetooth di serie, il navigatore di opzione, questa ovviamente ce l'ha. Uh-huh. Poi dallo schermo si comandano, oltre al Bluetooth, il navigatore, il computer di bordo e la radio. La radio. Tutte le funzioni infotainment, quindi radio, la presa USB. Che trovo qua giù, vero? Sì, eccolo lì. Ce ne sono due. Due prese USB, anche perché qui poi il CD non c'è l'ingresso per il CD. Allora, qui il CD non c'è, il CD è optional e viene montato lì dentro. Quindi nel caso in cui uno, insomma, abbia interesse ad avere comunque il CD, può averlo montato nel cassettino. Diciamo che il CD oramai già per 208, come per 208, il CD è un supporto vecchio, quindi lo mettono come opzione perché c'hai il Bluetooth, quindi se hai brani sul telefonino puoi tranquillamente ascoltare i brani che c'hai sul telefono collegato Bluetooth. Hai le prese USB, quindi puoi collegare una chiavetta USB cui puoi scaricare tutta la musica che vuoi. Sì, quindi insomma portarsi in giro il CD forse diventa ancora un po' troppo e può essere scomodo, oltre esatto. che anacronistico. Poi vabbè, io ho anche qualche amico che va in giro col giradischi, ma questo è un altro certo. paio di maniche. Bene, vedo qua che c'è il clima bizona. Clima automatico bizona, esatto. Ok. Ovviamente c'è anche aria condizionata, sì. quindi su quello non c'è problema, chiusura centralizzata. Abbiamo il vano porta oggetti, quindi per due bicchieri o lattine sì. o bottiglie. Poi vado avanti, vedo che c'è il pomello del cambio, sicuramente che ha un design molto particolare. In questo caso, dimmi pure. Questa è la versione da 115 cavalli, il 1615 cavalli con 6 marce, quindi sei questo marce. Pomello c'è solo per questa versione. E c'è la possibilità di avere anche il cambio automatico per 2008 al momento? Sul 1600 da 92 cavalli a gasolio c'è il robotizzato. Proseguiamo il nostro viaggio e vediamo qua questo comando, insomma, che possibilità dà? È il comando del grip control, che permette di uscire d'impaccio quando uno si trova con dei fondi particolarmente difficili. E quindi come neve, funziona? Fango, sabbia. Come funziona, scusa? Basta girare la manopola nella sezione dedicata. Ho capito. In questo caso sei con motricità rinforzata neve, uh-huh.
in questo caso sei motricità rinforzata fango, mm-hmm, e in quest'altro nella posizione sabbia. Sabbia, e le altre due off non c'è particolare... Off escludi il sistema ESP, sì, e invece quello, diciamo, di con marcia, la strada è la modalità normale. Normale, ho capito. E comunque è una scelta che dobbiamo fare noi a mano, appunto attraverso questo comando, o c'è la possibilità che l'auto in qualche modo possa gestire il patinamento automaticamente? Bisogna farlo a mano, perché praticamente il pilota non fa altro che comunicare al sistema ESP, gli dice guarda io sto camminando su neve piuttosto che guarda sto camminando su sabbia, e il sistema si esclude con l'aumentare della velocità. Sulla neve, per esempio, quando superi 50 km orari, il sistema si esclude e diventa automaticamente, superati 50 km orari, va in modalità normale. Normale, ho capito, perfetto. Oh, poi dicevamo, proseguendo ancora, abbiamo la leva, questa del freno a mano. Freno a mano di tipo aeronautico, come dicono in Peugeot. Addirittura rivestito in pelle. Sì. Rivestito in pelle. Un po' come il resto della... degli interni, abbiamo pelle tessuto. Sì, questa è la versione Allure che di serie monta la pelle tessuto. Pelle tessuto. Quante versioni ci sono di 2008? Diciamo che abbiamo due motori a benzina, tre motori a gasolio e ci sono tre tipi di allestimento. Tre tipi di allestimento, ok. Oh, vado un po' in alto, vedo qua le luci di servizio, luci per il passeggero e guidatore, ma la cosa più interessante e carina è proprio il tetto panoramico. Adesso noi siamo nel capannone dietro Auto 90 e addirittura è apribile. Ah no, stai richiudendo. C'è una tendina che copre il tetto. Ah. Quando nelle giornate di bel tempo, ovviamente, magari sì, sì, è il caso di coprire. Di coprire. E lo fai con questo tasto? Sì, c'è un tasto qui dietro il... Ah, molto comodo tra l'altro. E c'è la possibilità, insomma, di scoprire il tetto panoramico che corre per quasi tutta la lunghezza dell'auto. Per i tre quarti del tetto. Esatto, poi lo spazio dietro, chiaramente omologata per 5 persone, hanno sì, anche queste le luci di servizio, sì, e hanno tutti gli sportelli di alzacristalli elettrici. Sì. Oh, io volevo far notare anche quelle che sono le particolarità veramente della... delle finiture. Io vedo qua una finitura goffrata, sembra, sì, quasi, no? Sì. La differenza è un po' anche da quello che è 208, che ha un rivestimento diverso. Diverso. Poi chiaramente c'è la combinazione molto interessante tra il laccato e le cromature, che quindi danno questo effetto scintillante, no? Combinato con la plastica tradizionale e quella invece goffrata. E poi ancora un'ulteriore variante qua, dove c'è questa cromatura essa stessa goffrata, cioè quasi a mixare, no? Quelle che sono le particolarità della plastica liscia e quella goffrata, che contribuiscono veramente a dare un tono sportivo, sì, all'auto. Anche la impreziosiscono. Se... la impreziosiscono. È una cosa molto, 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 molto carina. Poi abbiamo visto qua, vabbè, cassetto porta oggetti, e chiaramente poi quelle che sono le prestazioni dell'auto, io credo che vadano provate di persona. Assolutamente sì. Quindi massima disponibilità, Carlo è il vostro referente nel caso in cui vogliate saperne di più. Se venite in Auto 90 ve la faccio provare. Benissimo, Carlo, ti ringrazio. A voi. Ciao. Ciao.